Signora, qua c'è il sindaco che dovrebbe occuparsi anche di questo, mi ha garantito che dovrebbe occuparsi anche di questo. Io originariamente sono stata a Infrastrutture da inizio, perché gli attori, perché qui non è dall'inizio. Ok, quindi qui è superato il primo step, che i lavori sono iniziati a marzo con tutte le, lo sai, gli adempimenti alluvione 2021, i lavori sono iniziati a marzo con una prima sommergenza per ripristinare quella strada, perché anche la viabilità di sopra, con consegna lavori, Maurizio è stato con consegna lavori settembre. Io ho visto un calendario di date. Nel frattempo io da aprile, che mi è arrivata la notizia che quando io ad aprile mando la nota a Infrastrutture perché Protezione Civile non aveva come fare, ho inviato la nota a Infrastrutture. Cosa poi avviene? Sì, qualcosa si può fare, ma l'abbiamo iniziato a fare, perché sicuramente non siamo stati con le mani in mano e sicuramente non abbiamo cercato di non dare risposte. Io dico che il signor Scirica, questa protesta, questa iniziativa, che io comprendo e sono solidale, ma siamo tutti, perché se siamo qui, signor Scirica, perché comprendiamo in pieno, ma io la priva, perché sicuramente un sindaco che si insedia nel 2018 ed è condizionata una comunità con due alluvioni, con l'ultima di questo 2021, con quello che ha comportato, chiaramente per quando possiamo dare risposte, la cosa è certa, io ci sono sempre stata. E nello stesso tempo dico che oltre a lei c'è la famiglia Mangiaracina, ci sono tutti quelli che io nella mia ordinanza di sgombro e evacuazione ho dovuto indicare come numero civico e queste altre case, perché ritenute inagibili fin quando i luoghi non verranno ripristinati. Io sono sempre stata disposta a prendermi le mie responsabilità, ma badate bene, cari concittadini, che le mie responsabilità non possono essere di tutta una situazione atavica, che io ho tutta l'intenzione
di risolvere, ma badate bene che questo promontorio sicuramente non è fragile dal 2018 ad oggi. Se certe viabilità e certe situazioni non sono fragili dal 2018 ad oggi. Purtroppo abbiamo questa grande, grande problematica da risolvere. E badate bene che il dialogo, tant'è l'esempio qui presente, la Margherita Roccarupolo, che oltre a essere colleghi dal punto di vista del come sindaco, lei rappresenta la deputazione e già abbiamo fatto pure un consiglio comunale aperto, Margherita, se ben ti ricordo, nel mese di febbraio scorso, perché nell'avvicendarsi delle varie step... Allora, adesso poi rispondiamo. Okay. Però ripeto, non è che siamo stati con le mani in mano. Mi scusi. Vabbè, ma adesso siamo qui per andare avanti e risolverlo. Se abbiamo fatto i consigli comunali aperti con la deputazione presente, Margherita Roccarupolo è qui presente. Purtroppo, essendo lavori di una certa complessità, che dal punto di vista anche di intervento, perché paradossalmente questi detriti che sono scivolati mi fanno da piede, mi sostengono la collina, una collina che nel 98 c'è un progetto che non è mai stato attuato, perché qui andava fatta la rimeggimentazione delle acque, qui andavano fatte tutta una serie di accorgimenti, perché qui è il cuore della città di Portopalo. Quindi ad oggi io mi ritrovo e sto chiedendo, battendo i pugni, credetemi, perché io posso dimostrare, lo dimostrerò domani sera al Consiglio Comunale, tutta una serie di date, di adempimenti, non ultimo l'ultimo tavolo tecnico con tutti gli enti preposti il 15 dicembre scorso, al quale purtroppo, Margherita, di tutti quelli che ho invitato dagli enti preposti, a cominciare dall'autorità di bacino, protezione civile, il commissario dell'ufficio di governo, l'unico che si è preso è la sovrintendenza, soltanto l'esponente della sovrintendenza per la torre, che ha dato alcune indicazioni come procedere. Quindi a questo punto, credetemi, anch'io sono sola, perché se voi non credete a quello che vi sto dicendo, vuol dire che veramente noi sindaci siamo in balia purtroppo degli eventi e tutte le responsabilità cadono su di noi, anche di cose che purtroppo in questo momento non posso dare risposte. Ma io posso dimostrarle con carta alla mano, e lo sanno la mia amministrazione, domani sera lo dimostrerò e quindi vi invito a seguirlo. Pari passo dall'11 novembre 2021 ad oggi, a ieri e anche a stasera. Perché c'è l'intenzione di risolvere finalmente questa situazione, che non può più aspettare, perché del resto non è più possibile andare avanti in questa maniera. Quindi il mio impegno ennesimo, per le mie responsabilità, per quello che compete il sindaco in queste purtroppo situazioni, è quello di battere i pugni e andare avanti per tutti noi, perché io come voi ho tutto l'intenzione di riportare alla luce Portopalo, perché è simbolo della nostra città, senza se e senza ma. E sono sempre stata abituata a prendere le mie responsabilità e sono disposta a dimostrare tutto quello che si è fatto, ma va oltre questo lavoro. Io ringrazio, ripeto, Margherita, che spero che dirà qualcosa, che anche lei stamattina ha avuto delle interlocuzioni con gli enti preposti. Io purtroppo come comune da sola, l'amministrazione non ce la può fare, perché sono degli interventi che vanno oltre come competenze e aspetto economico. Non possiamo fare diversamente. E quindi la cosa positiva rispetto agli altri incontri, non ultimo del 24 agosto, lo stesso incontro che ho fatto ieri, io l'ho fatto il 24 agosto, Margherita, da infrastrutture. Mentre il 24 agosto si aspettava che questa delibera di giunta regionale desse riscontro del finanziamento che avevamo inseriti, e mi dicevano, finisca il progetto, che c'è il progetto di fattibilità, e poi lo presenta, oggi, o meglio ieri, il direttore generale mi dice, sindaco, purtroppo questa giunta deriva di giunta regionale, non ha copertura finanziaria, dobbiamo ripartire e vedere di trovare i soldi con il commissario del rischio idrogeologico. Quindi questa è la situazione. Voi pensate che io sono contenta? Voi pensate che io non provo ancora di più delusione in questa situazione? Però non demordo, perché purtroppo questo è battersi e andare avanti per una causa giusta. Forse l'ultima cosa che faccio, visto che mi ha mandato a finire, ma purtroppo sono stata penalizzata da una serie di situazioni che io vanno oltre. Perché quando ti si viene detto, oppure ti si viene garantita una certa cosa e poi non si dà seguito, purtroppo come tutte le cose, bisogna dire io sono arrivata a questo punto. Ma io, ripeto, ieri ho trovato un altro atteggiamento, quello di trovare la soluzione. La soluzione nel più breve tempo possibile. E quindi già mentre io mi trovavo a Palermo, qui c'erano i tecnici del genio civile.
perché, ripeto, è molto complesso l'intervento da fare lì, e chi del settore, io qui ho Gaetano, penso che chi nel settore si può rendere conto che andare... Non è difficile. Ma non è così, sì, ma non è che cosa che non è che non si può fare. Ma dopo 14 mesi non era giusto aiutare un cittadino ad avere la situazione dopo che ha perso il lavoro? Allora, con il signor Cirica vorrei che rispondesse lui. Non è che il comune ha chiuso le... Si è detto che c'è stata una serie di adempimenti con protezione civile. Deve sapere, quando ci sono queste calamità, noi entriamo in una sorta di protocollo, che la protezione civile che si occupa di dare dei ristori o dei... comunità serve a questo, aiutare i cittadini, no? Io infatti non mi sono tirata indietro, abbiamo fatto diversi incontri, in più... Sindaco, questa non è una manifestazione contro. Ma lo so. Questa è una manifestazione a favore. Ma sì. Noi siamo qui per darle una mano. Comune. Noi non vogliamo, noi non stiamo dando la responsabilità, manco penso il signor Cirica, al sindaco, a questa amministrazione o all'amministrazione precedente. Non c'è nessuna responsabilità, lei non deve giustificarsi di niente. Noi lo sappiamo che non dipende da questo, cioè da lei personalmente o dall'amministrazione o da questa collettività un danno di questo genere. Noi siamo qui per darle una mano. Lei ci chiami, dobbiamo andare a questa manifestazione da questo momento. La spostiamo a Palermo, la spostiamo ad Agrigento. Noi siamo cittadini, non siamo contro qualche cosa. Noi vogliamo delle risposte non da lei. Noi vogliamo le risposte dalle istituzioni, da chi ci rappresenta. A noi non ci interessa che il bilancio regionale non è stato approvato. Non ci interessa se deve intervenire la protezione civile, deve intervenire l'assessorato alle infrastrutture, chiunque debba intervenire. Noi vogliamo, il fatto che abbiamo dei soldi, cioè, perché loro non se ne possono uscire. Non è troppo comodo dire ci sono 300.000 euro e arrangiate. Non funziona così. Non funziona così. Quindi noi, sappi che noi da questo momento, intanto siamo con lei. Grazie, e io lo so. Questo è giusto tutti, perché chi non è con lei in questo momento vuol dire che non fa gli interessi di questo paese. Grazie. Quindi lei non deve giustificarsi di niente. Noi siamo qui, dobbiamo stabilire, perché questa manifestazione la rifaremo. Ma non la rifaremo, ce ne andiamo a Palermo, ma vogliamo sempre lei in prima fila. Assolutamente sì. Io chiaro, sindaco? Sì. Perché se no facciamo un equivoco di fondo, non è contro qualcuno. Allora, io ieri ho avuto delle rassicurazioni, perché rispetto all'ultima volta ho fatto degli incontri tecnici. Ieri mi hanno dato l'assicurazione che entro questa settimana, entro venerdì, dovrò avere il riscontro. Tant'è che venerdì verrà pure nuovamente la protezione civile a fare un ulteriore qui sopralluogo. Quindi, io ho detto, se io entro tempi brevissimi non ho riscontro, gli ho detto sempre e ho ribadito nelle sedi opportune, sono io insieme alla mia comunità a venire a Palermo. Perfetto. Quindi, ok? Questo possiamo è quello. Già non lasciamo. No, da qui a venerdì, scusa Gregorio, ti ho detto da qui a venerdì avrò delle risposte concrete. Dopodiché vi chiamo, vi mando una comunicazione. Scusate, io sono abituata che se io chiedo, non è che prima bastono e poi chiedo. Io sto dando perché con Silvio Callaci, nonché esponente dell'associazione, ci sono state le interlocuzioni. Ho detto Silvio. Solo promesse, dottoressa. No, altri discorsi, no, stiamo dicendo. Abbiamo detto, guarda, io le sto provando tutte. Stiamo cercando, anche perché c'è stato l'insediamento di un nuovo governo regionale, giusto? Quindi che si è assestato ora di recente. Diamoci l'ultima possibilità, perché noi dobbiamo risolvere le cose. Dopodiché, se non abbiamo ulteriore risposte concrete, ci mettiamo insieme e andiamo tutti insieme. Sono io che vi dico di andare tutti insieme. Sì. Chiaro? Però posso dirle una cosa? Io mi permetto di sottolineare. Prego. Se noi andiamo dietro al governo regionale e i tempi del governo regionale, noi qui non la facciamo questa cosa. Parla di somma urgenza, mi segue? Quindi. È gradita l'intervento e quindi l'onorevole qui sicuramente l'attenzione è alta, per cui l'intervento la Sicilia la conosciamo benissimo, il governo regionale.
ci conosciamo, sono il presidente della Sicilia Occidentale dei Tabaccai, sì, ce l'avamo visti. Esatto. Sì. Io oggi sono qua con una delegazione dei tabaccai proprio per sostenere e dare una delle terze cane, teniamo in ballo le terze cane, almeno non esatto. Ogni tanto come abbiamo fatto l'altra mattina, sono sulla carta, come abbiamo fatto l'altra mattina per l'ospedale di Sciacca, siamo andati con i sindaci del comprensorio a parlare di sanità e farci capire. E poi mi permetto di dire, io non sono ottimista come la mia collega Marilena Mauceri, che venerdì trovate la soluzione e che il governo un'apertura diversa rispetto a loro. Sì, però io dico anche una cosa, qui bisogna pretendere, perché la protezione civile non ha soldi, loro hanno fatto una il governo Musumeci e ora è un ministro, quindi da ministro può intervenire ancora di più. Il governo Musumeci ha fatto una delibera, la 583, mi diceva oggi l'ingegnere Cucina, con le somme stanziate per ogni territorio che ha avuto il danno in questa alluvione e in una successiva che ce n'era stata. Allora, questa delibera è a Roma e quindi i soldi devono arrivare da Roma. È bloccata a Roma. Allora, se devono arrivare da Roma, noi dobbiamo avere il coraggio di dire a questi nostri anche come ci dobbiamo pigliare le responsabilità da politici regionali, altrettanto da politici nazionali. Si deve pigliare la responsabilità un ex presidente della regione che oggi si occupa ed è un ministro ad intervenire presso quel governo perché i soldi vengano sbloccati. Ma siccome queste cose le conosciamo e hanno una durata non immediata, io dico invece che qui bisogna insistere con il commissario che non è cambiato, che è ancora qui, ieri ho chiesto al presidente della regione, quindi se lei mi sta riprendendo sono contentissima. Ho detto: presidente, in questo spoil system che state facendo, anche quello del dissesto idrogeologico viene cambiato? No, perché questo non so qual è, questo è tipo ci può stare quanto vuole. Allora, visto che è lì e conosciamo nome, cognome e le somme che può avere, bisogna qua pretendere che il commissario del dissesto idrogeologico, in attesa che arrivino altre somme che in questo momento non stanno arrivando, possa mettere mano a portafoglio e intervenire su una situazione che è di questa natura. Quindi secondo me qui bisogna chiamare in causa, proprio lo dico da questa cosa, bisogna chiamare il commissario del dissesto, che è Croce, e dà le somme per poterlo fare, perché certe volte qui noi facciamo finta che le cose non arrivano. Quindi io personalmente dico, sono disponibile, quando però bisogna pretendere che lui intervenga, perché non è normale tenere una situazione del genere non solo come carta di presentazione per il vino e le eccellenze che abbiamo, ma proprio per la dignità di un luogo, per dare posto ai cittadini. Quindi io dico, personalmente ci sto, sono venuta per solidarietà alla collega, sono venuta perché mi hanno chiamato gli amici di Menfi, io voglio dare una mano, ma la voglio dare in termini proprio fattivi, perché secondo me in questo momento non abbiamo manco il bilancio a livello regionale. Cosa si va a fare la protesta a Palermo se non c'è bilancio, se non puoi spendere soldi? Ieri abbiamo votato l'esercizio provvisorio fino al 28 di febbraio, si spenderà in dodicesimi, lo sapete tutti che vuol dire spendere in dodicesimi. No, lo sa benissimo il Comune di Menfi. Che non ci sono i soldi, quindi dobbiamo chiedere perché i soldi se a chi io ce li ha i soldi. Signor che non ho potuto dare ai signori Mangiaracina il container, perché scusatemi, perché momentaneamente il Comune di Menfi non ha la possibilità di dare questa erogazione per finanziare, perché un container costa dai 40, perché mi sono informata, un container come quello che c'è lì della parafarmacia va da 40.000 euro costa.